siete d'accordo, cerchiamo di essere molto breve nelle mie introduzioni per poi lasciarvi lo spazio per domande e questioni. Consiglio europeo, come sapete, incentrato su un'agenda articolata, la grande questione della migrazione, ancora una volta protagonista, la questione della crescita economica, del dibattito su come modificare le regole del gioco dal punto di vista della direzione e su come cioè riuscire a riportare centralità all'Europa sociale degli occupati e non soltanto all'Europa finanziaria e dell'austerity. È stato un Consiglio europeo che ha prodotto un accordo sulla questione turca, è un accordo che rispetta i paletti che anche noi, non solo noi, avevamo messo, innanzitutto il paletto della esplicito riferimento ai diritti umani, alla libertà della stampa, ai valori che a nostro giudizio sono i valori costitutivi dell'Europa. Non ci saremmo perdonati un accordo, pur utile e importante, che facesse venir meno la nostra stessa carta d'identità. Naturalmente l'implementazione di questo accordo adesso è affidato a un lavoro molto complicato, molto difficile. L'Italia auspica che tutto funzioni per il meglio, che tutto vada per il meglio. Se anche un solo bambino fosse salvato, se anche una sola giovane vita fosse salvata, anche grazie a questo accordo, avremmo fatto niente di più, niente di meno che il nostro dovere. Perché poi quando stai dentro qui, ci stai ore, sei chiuso, guardi i documenti, ragioni delle virgole, delle parole, rischi di perdere di vista qual è il senso di ciò che sta avvenendo. Il senso di ciò che sta avvenendo è che nel momento in cui l'Europa va su Marte è impossibile che l'Europa si fermi in un campo profughi o che non sia capace di salvare la vita a delle persone che non stanno andando in vacanza, ma stanno scappando da una guerra lunga anni, stanno scappando da una situazione di violenza e di terrore. Dunque, l'accordo era, per la nostra posizione era sì all'accordo, ma non a tutti i costi. Possiamo dire che abbiamo ottenuto questo principio perché l'accordo è un accordo che rispetta i requisiti che ci eravamo dati. Adesso vedremo di lavorare tutti insieme perché funzioni nel miglior modo possibile. Come avrete già visto nelle conclusioni, c'è un esplicito riferimento molto forte, avevamo lavorato con lo staff e il team in questa direzione, alla questione più ampia della Turchia, la questione migratoria in Africa e in particolar modo alle possibili partenze dalla Libia e non soltanto dalla Libia. Non dimentichiamo che questo è uno dei grandi temi di novità prodotto da questa, negli ultimi 2 anni, sia con l'azione del governo che con l'azione di tutte le istituzioni italiane. Noi abbiamo messo al centro l'Africa come priorità assoluta in termini di cooperazione internazionale, in termini di visite istituzionali. Sapete che in queste ore il Presidente della Repubblica è in Camerun. Abbiamo detto che la centralità per noi era questa. E il testo di conclusioni va in questa direzione, quindi è un fatto positivo. Naturalmente anche in questo caso alle parole poi devono seguire i fatti, ma se dobbiamo dare un giudizio, in questo momento un giudizio sul documento del Consiglio, c'è un esplicito riferimento alla necessità di sostenere il governo in Libia, che si è formato il governo di al-Serraj, c'è la necessità di avere un approccio onnicomprensivo rispetto ai temi dell'Africa. Se vogliamo, l'ho detto con molta forza ieri, aiutarli a casa loro, bisogna aiutarli a casa loro. Che vuol dire cooperazione internazionale, creazione di opportunità di lavoro nei territori,
iniziative come Europa e non come singoli paesi di aiuti allo sviluppo, investimenti nell'agricoltura, investimenti nella forza lavoro dei giovani africani, tanto per dare un'idea, nel momento in cui i paesi europei soffrono una crisi demografica spaventosa, l'Italia non fa eccezione, noi abbiamo alcuni paesi africani che hanno dei numeri sui quali dovremmo riflettere. Faccio l'esempio più banale del più grande, del più popoloso paese africano, la Nigeria, sono 160 milioni, sapete che l'ho visitata con alcuni di voi, peraltro, che hanno seguito quella missione qualche settimana fa. Sono 160 milioni di persone, diventeranno 400 nel giro di un decennio. Penso che debba essere chiaro che se vogliamo affrontare la questione migratoria bisogna avere uno sguardo di medio periodo e non soltanto uno sguardo immediato. Dunque l'Italia sotto questo profilo oggi cosa può dire? Che il problema è stato risolto? No, c'è ancora moltissimo da fare, ma che mentre due anni fa di questi temi ci occupavamo soltanto noi in splendida, si fa per dire, splendida solitudine, e venivamo qui a Bruxelles a dire dovete porre attenzione a questi temi, beh, oggi finalmente questa attenzione è stata sancita e certificata. Naturalmente c'è moltissimo da fare, moltissimo da lavorare. Questo era il primo tema, credo, da sottolineare e evidenziare a tutte e tutti voi. Sulla questione della economia, a me sembra sempre più diffusa la consapevolezza che una strategia di politica economica che non tenga al centro gli investimenti e la possibilità di ridurre le tasse anche attraverso gli strumenti di flessibilità sia una strategia assurda. E quello che ci siamo detti anche ieri in presenza del presidente dell'ECB, della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è esattamente questo. Ben venga l'iniziativa della Banca Centrale Europea, sacrosanta iniziativa di politica monetaria per aiutare l'Europa a sconfiggere la deflazione. Ma accanto a questo, se non c'è una politica economica, se non c'è un investimento strutturato e strutturale sulla creazione di infrastrutture innovative e tradizionali, sulla riduzione della pressione fiscale, non vinceremo mai la sfida contro la deflazione. La dico in un modo più chiaro. Cosa ha fatto questo governo da quando è in carica? Gli 80 euro, la riduzione dell'IRAP, innanzitutto con la cancellazione dell'IRAP costo del lavoro, la diminuzione per me fondamentale della pressione fiscale sulle abitazioni, la cancellazione dell'IMU e della TASI prima casa, la cancellazione delle tasse agricole, la riduzione del costo del lavoro e previdenziale anche attraverso gli esoneri contributivi che sono stati parte del successo del Jobs Act. Tutte queste iniziative le abbiamo fatte, ma non in una logica come talvolta viene raccontata di spot elettorali, anche perché è abbastanza curioso che si parli di spot elettorali quando non ci sono le elezioni. Ma l'abbiamo fatta con una visione unitaria per dire che accanto alla politica monetaria occorre una politica economica, riduzione della pressione fiscale. E accanto a questo il tentativo di sbloccare le opere pubbliche e private. Riduzione della burocrazia, semplificazione e contemporaneamente via libera a quei cantieri bloccati, per cui le ironie sulla Salerno-Reggio Calabria si sono sprecate, ma prima ancora si erano sprecate sulla variante di Valico, i sorrisini sulla variante di Valico ce li ricordiamo, come ci ricordiamo i sorrisini sull'Expo, come ci ricordiamo i sorrisini sul piano della buona scuola o della banda larga. Questo tipo di lavoro è stato fatto esattamente nella direzione di dire cosa? Investimenti e riduzione del carico fiscale. Questa è la politica economica del governo. Ti riduco le tasse e faccio finalmente sbloccare un po' di infrastrutture pubbliche e private. Questo è quello che serve anche all'Europa. Altro che bonus o mancette scoordinate, è esattamente quello di cui l'Europa ha bisogno. Ecco il piano Juncker, ecco la comunicazione sulla flessibilità. E su questo noi continuiamo a dire che bisogna spingere, questo è stato oggetto anche di una discussione molto accesa e positiva sabato scorso dai socialisti europei a Parigi, è stato allora deciso di fare un gruppo di lavoro
al quale ho partecipato questa mattina nella sede dell'ufficio del presidente Schulz, è stato deciso di presentare delle proposte nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, che siano proposte, lo voglio dire ai giornalisti italiani, non finalizzate a capire ma che succede all'Italia, finalizzate a individuare una direzione di politica economica per l'Europa, che poi nel nostro caso coincide, perché noi abbiamo sempre detto, e lo abbiamo fatto, riduzione tasse, aumento investimenti. È la cosa che io credo serva all'Unione Europea nel suo complesso. Questo è un po' lo scenario in rapida sintesi del lavoro del Consiglio Europeo di questi due giorni, il terzo in un mese, ci siamo detti, spero che il prossimo possa essere a giugno, vedremo. Nel frattempo però colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'ambasciatore Stefano Sannino per il lavoro che ha svolto, questo è il suo ultimo Consiglio Europeo nella veste di rappresentante italiano, perché come sapete da lunedì prenderà servizio in una importante capitale del nostro grande continente, vale a dire a Madrid, in una situazione che anche in quel caso vede una situazione, diciamo, interessante per molti motivi. Gli faccio di cuore il mio ringraziamento e il ringraziamento del governo, voglio che sia un ringraziamento non formale, sincero, in particolar modo per il lavoro svolto durante il semestre, non soltanto durante il semestre, ma in particolar modo durante il semestre. Naturalmente l'occasione è buona anche per fare l'in bocca al lupo a Carlo Calenda, che da lunedì raccoglierà il testimone dalle mani dell'ambasciatore Sannino. Questo è un po' il senso profondo di quello che volevo dirvi, credo che non ci siano domande, e invece mi sono sbagliato, ma guarda che strano. Filippo, facciamo il nuovo metodo che abbiamo inaugurato ieri al Consiglio Europeo, decidiamo, perché ieri a un certo punto c'è stata una discussione dicendo noi facciamo il negoziato, poi vi chiamiamo appena siamo pronti, è stata invece approvata una mozione italiana dal sottoscritto presentata con una certa enfasi, dire no, noi decidiamo un orario, perché anziché stare a litigare finché non si è deciso, decidiamo prima qual è il momento in cui si finisce di litigare. E devo dire che questo è servito, per cui oggi a un'ora quasi decente possiamo prendere un aereo. Quindi vorrei dire che diamo un numero di domande, o restrizione della stampa, perché noi siamo contro le restrizioni della stampa. Quindi un numero di domande può essere, si può discutere, diciamo un numero di domande che Filippo Sensi sta per comunicarvi, quindi non più di 7, perfetto, non più di 7 domande, bene. C'è l'accordo, però mi chiedevo se è realistico, se pensa che sia realistico e se sia realizzabile, soprattutto nei tempi che sono stati indicati, cioè già da domenica. E poi un'altra domanda europea. È che fa due domande insieme. Un'altra domanda europea, però su un tema che questa probabilmente non verrà delle domande non va bene. Questa flessibilità, grazie mille. Una domanda. Una e mezza. Ti faccio una mezza. Noi siamo per la flessibilità in Italia, quindi va bene. No, è sempre un'Unione Europea, sulle banche, pensa che le pressioni della BCE possano far saltare la fusione tra BNP e Banco Popolare? Cioè, questa sarebbe la domanda mezza, immagini quella intera, va bene, poi altre, mancano 6 domande al decollo. David Carretta, Radio Radicale. Volevo sapere com'è andata la discussione sulla Libia che c'è stata questa mattina, e se mi permette, quando dice a proposito dell'Africa, se vogliamo aiutarli a casa loro dobbiamo aiutarli a casa loro, come giustifica poi la posizione che ha avuto il governo italiano rispetto all'aumento delle quote di olio d'oliva dalla Tunisia? Terza? Questa è una e mezzo. Sì, volevo capire, l'accordo inizia dal 20 marzo, da dopodomani, però per l'emergenza, per quelli che sono adesso a Idomeni, per quelli che sono adesso nelle isole greche, questi dovranno essere redistribuiti in Europa. Cosa le fa pensare che adesso il piano di redistribuzione, che finora non è stato attuato e lei l'ha sempre denunciato, cosa le fa pensare che adesso sarà diverso? Alberto Gentili del Messaggero. Presidente, le volevo chiedere, ieri è trapelato che durante la riunione da cena lei ha proposto di scorporare i cofinanziamenti nazionali dal patto di stabilità, cioè non calcolarli in deficit. È una proposta che riguarda
gli anni a venire, perché già questa flessibilità in qualche modo è stata ottenuta per il 2016 o no? Bene. Sì, Presidente, MPS sta pensando di pagare gli interessi sui molti bond in azioni del Tesoro, così il Tesoro diventerebbe il primo azionista al 7%. È una prospettiva che vede favorevole il governo? Questa è la classica domanda europea. Ivo Caizzi, al Corriere della Sera. Presidente, il Presidente Erdogan, durante il procedimento di accesso all'Unione Europea, non ha mai rispettato finora gli impegni sulla tutela dei diritti fondamentali. Che garanzie avete chiesto affinché questo avvenga e se, come sostanza, ci si può affidare di un personaggio del genere? Può l'Europa delegare a un interlocutore del genere un aspetto così delicato come le politiche di immigrazione? Non abbiamo fatto neanche una domanda italiana, quindi saremo a... Siamo a 6, manca ancora una se vuoi. Se, sono incerto su qual è la domanda italiana delle due che mi aspetto. No, anche la mia non è una domanda italiana. Ma che meraviglia, riguarda ma che sempre l'accordo siglato con la Turchia. Stamattina quando è arrivato il premier turco ci ha tenuto a dire che non si mercanteggiava sui rifugiati, ma in realtà si affermavano dei valori umani fondamentali. Resta il dubbio e resta comunque diciamo, una sorta di alone di sospetto sul fatto che effettivamente i rifugiati possano essere invece oggetto di mercanteggiamento. Bene, se non ci sono altre domande... Come va? Bene, grazie. No, No, è per continuare sulla questione degli investimenti fuori dal deficit, è un po' più precisa, diciamo. Siccome la comunicazione della Commissione del gennaio 2015 già prevede che si possano scorporare dal deficit ai fini del patto di stabilità i cofinanziamenti dei fondi strutturali, ma prevede delle condizioni molto strette, cioè che siamo in recessione o comunque con crescita sotto il potenziale, che siamo comunque entro il 3% nella parte preventiva del patto di stabilità. La sua richiesta in questo caso è una richiesta di eliminare queste condizioni e di avere comunque i cofinanziamenti fuori dal patto di stabilità, i cofinanziamenti per i fondi strutturali. Grazie. Bene, allora vi ringrazio, cerco di essere il più rapido possibile. È realistico questo progetto di accordo? Sì, è molto difficile da realizzare, è possibile, è frutto di lunghe discussioni, di compromessi. Le prossime settimane ci diranno, i prossimi mesi ci diranno se sarà anche realizzato da parte nostra, c'è naturalmente l'auspicio. Abbiamo detto una cosa, e cioè che quello che vale per la Turchia fa da precedente per altri paesi. Questo deve essere molto importante. Cioè, lo stesso approccio che viene, virgolette, riservato alla Turchia, deve essere anche ai paesi, in particolar modo ai paesi africani. Finisco sulla questione banche, dico da subito che... mercati aperti, giusto? Quindi i mercati sono aperti per... non aperti o chiusi? Da 9 minuti, abbiamo organizzato tutto bene, tra qualche minuto uscirà una dichiarazione del Ministro dell'Economia che condivido sulla questione alla quale lei ha fatto riferimento della fusione delle banche. Il Ministro dell'Economia per Carlo Padoan farà una dichiarazione, se non l'ha già fatta, è una dichiarazione che condivido. Questione Libia, abbiamo discusso di Libia almeno 3 volte ieri sera, poi oggi in un incontro ad hoc e poi anche durante il pranzo. Voi sapete qual è la nostra posizione da sempre. Noi siamo perché il governo possa lavorare, perché possa essere il più possibile riconosciuto anche da chi non lo ha fatto nelle prime battute della propria missione, del proprio lavoro. Noi siamo perché questo governo
sia aiutato e supportato, partendo però da un atto di volontà del governo, quindi pensiamo che sia un errore intervenire senza, intervenire dal punto di vista militare senza una esplicita richiesta, quindi noi siamo sulla stessa posizione che abbiamo dal primo giorno, io l'ho sempre detta, tra l'altro oggi ho visto che ci sono state delle sigle sindacali che hanno fatto sciopero in Italia contro la guerra sul trasporto pubblico, ma lo dico perché credo che i cittadini si meritino altro da vedere delle piccole sigle sindacali che fanno uno sciopero contro la guerra, che non c'è. Se vuole fare uno sciopero, trovi degli argomenti per fare uno sciopero. E questo pone ancora una volta il grande tema della rappresentatività e rappresentanza sindacale, che io auspico che i sindacati e Confindustria possano risolvere, perché, ripeto il concetto, o lo fanno loro o lo facciamo noi. Ma insomma, sostenere che oggi ci sia stato uno sciopero contro la guerra è una cosa che veramente lascia senza parole. Io penso a quello che sta a aspettare il bus, meno male che l'hanno fatto in pochi lo sciopero, sta a aspettare il bus, che fai? No, c'è lo sciopero perché è contro la guerra. Ma la guerra di chi? Dice, no, perché c'è la guerra in Libia. No, forse non è chiaro. L'Italia non fa la guerra in Libia. E chi fa lo sciopero di venerdì per il trasporto pubblico locale in nome della guerra in Libia prende in giro i cittadini. Ed è giusto che chi rappresenta il governo pro tempore lo dica con molta chiarezza e con molta forza, perché noi la guerra in Libia non la facciamo. Quindi la posizione è quella solita, quella consueta. Abbiamo fatto un punto assieme a alcuni stati interessati, non soltanto i paesi del G7, ma anche Malta, Spagna e l'alto rappresentante Mogherini. Noi condividiamo la necessità di un grande sostegno della comunità internazionale all'azione di questo governo. Sulla questione dell'olio ho letto molta superficialità nel racconto, la nostra posizione è quella che è stata espressa con chiarezza in tutte le sedi e quindi da questo punto di vista non credo che sia giusto l'approccio che taluni hanno avuto, in particolar modo nel parlare di un'invasione di prodotti. Noi crediamo, però, venendo a cose un pochino più serie, che se, come ovvio che sia, l'Italia debba fare molto di più per i propri prodotti agroalimentari, pensate che noi abbiamo un mercato potenziale di 90 miliardi di euro di prodotti che hanno un suono italiano e che ne vendiamo come italiani, credo che stiamo a 37 miliardi adesso, eravamo a 31 fino a qualche mese fa, quindi noi abbiamo 90 miliardi di potenziale prodotto e 37 miliardi che sono veramente italiani. Gli altri 53, se siamo a 37, gli altri 53 sono più o meno prodotti che suonano italiano ma non suonano italiano. L'esempio tradizionale che facciamo in tutte le circostanze è il parmesan o altri prodotti del genere. Dunque l'Italia deve fare di più per i propri prodotti all'estero, lo stiamo facendo, saremo alla fine del mese negli Stati Uniti anche per un'iniziativa su questo a Chicago, ci sono missioni un po' dappertutto, guardo Calenda perché è stato il suo core business fino a oggi. Però se dobbiamo fare della Tunisia, parliamo della Tunisia, anche perché oggi è l'anniversario del bardo. E vorrei innanzitutto che tutto il nostro paese, il governo, tutti noi, credo anche a nome vostro, si stringesse alle famiglie delle vittime, al loro dolore, che non passa col tempo, perché ogni giorno è un'assenza che fa ancora più male, e che contemporaneamente ci fosse la vicinanza a questo grande paese così dilaniato e sconquassato dal rischio dal radicalismo estremista di matrice islamica che uccide senza pietà e che deve ripartire, deve essere aiutato e sostenuto. Dico innanzitutto a livello turistico, se non ricordo male, il 24% del GDP del PIL della Tunisia è legato al turismo, o era prima degli attentati nei resort e negli hotel, ma deve essere aiutato nel processo di pace. L'Italia ha chiesto alla presidenza tedesca del G7 nel 2015 di invitare la Tunisia
al tavolo perché volevamo il presidente Sebsi e perché crediamo che sia un paese che ha bisogno del sostegno della comunità internazionale, ha bisogno del sostegno della comunità internazionale, e credo sia stata sacrosanta la decisione di Oslo, dell'Accademia, di dedicare, di destinare il premio Nobel di quest'anno, del 2015, agli esponenti della società civile tunisina. Se vogliamo parlare di Tunisia, per favore parliamone in modo serio, organico, anche perché la Tunisia è l'unico paese che dalle primavere arabe è uscito con una Costituzione, ma ancora è sempre più bisogno di sostegno da parte di tutte e tutti noi. Angela Mauro si domanda cosa mi fa pensare che sulle relocation cambierà qualcosa. Rispondo dicendo che auspico che ciò accada. Utilizzerei lo schema San Tommaso per il momento, nel senso che finché non vedo non credo. Mi pare che ci sia più consapevolezza del fatto che questo sia un grande problema. Mi pare che ci sia maggiore consapevolezza. L'Italia è pronta a fare la sua parte. Tra l'altro anche in Italia dovremo sempre di più attrezzarci per una gestione il più efficiente possibile. Faccio un esempio molto chiaro. Noi abbiamo avuto per una settimana, mi pare, 200 persone alla stazione Termini e 70-80 alla stazione di Milano, e sembrava che vi fosse un'invasione nel nostro paese. Ovviamente lì c'era un problema, cioè non lo stavamo gestendo bene. Giusto dirlo, perché se no ci stiamo raccontando cose inesatte. Non la stavamo gestendo bene, ma quando l'abbiamo gestita e la partita si è chiusa, i numeri non è che a quel punto fossero spariti. Altri paesi, insomma, la Francia, le 4.000, 3.500 persone di Calais, hanno numeri totalmente alti, totalmente diversi, quindi dobbiamo gestirla meglio anche al nostro interno. È un argomento di cui stiamo discutendo con il Ministro dell'Interno, ne stiamo discutendo con i comuni, molto importante il lavoro che ha fatto il sindaco di Torino e il presidente dell'ANCI Fassino e il delegato a questo che si chiama Matteo Biffoni del sindaco di Prato. È un tema assolutamente rilevante e significativo. Gentili e poi consoli sulle questioni dei cofinanziamenti nazionali, è una ipotesi di cui peraltro si parla da tempo, è una ipotesi che studieremo e verificheremo, e se necessario proporremo non tanto per l'Italia ma come Partito Socialista Europeo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Qual è il concetto? Il concetto è che bisogna spingere un po' gli investimenti, quindi si fa un accordo e l'accordo è quello di considerare il piano Juncker come punto fondamentale dell'azione di governo di questa Commissione. Bene. Poi si fa un accordo e si dice fuori dal patto di stabilità vanno delle spese che altrimenti non sarebbero state possibili. Penso alle spese per creare scuole, asili, centri di accoglienza nelle zone piene di rifugiati, in particolar modo in Turchia e, se sarà possibile, nelle safe zone in Siria, vedremo. Questi soldi, i soldi che non vanno alla Turchia, vanno a queste opere, sono fuori dal patto di stabilità. Allora, una delle ipotesi è anche quella di prendere per i prossimi, per il prossimo anno, i prossimi due anni, e cercare di accelerare alcune spese per investimenti, dunque non un aumento del deficit indiscriminato, ma una possibilità di considerare il cofinanziamento nazionale, quindi quello che comunque serve e che è approvato dall'Unione Europea, perché serve per finanziare dei progetti che vengono statuiti anche dalla Commissione Europea, può essere una delle ipotesi. È una discussione che peraltro abbiamo già fatto anche con altri leader non socialisti. Io ad esempio ne ho parlato anche oggi in un bilaterale con Angela Merkel. È una delle ipotesi. È chiaro che questa può avere una maggiore facilità di azione. Ci sarà in prospettiva anche un grande tema di come si trovano i soldi per la questione migrazione, perché se vogliamo fare un grande progetto in Africa occorrerà che l'Unione Europea affronti questo tema. Io credo, lo ridico qui, che il tema degli Eurobonds è tutt'altro che tramontato.
perché è evidente che mentre ci sono resistenze di alcuni paesi a far sì che con gli euro bonds si comprino, si acquistino, diciamo si intervenga sui debiti sovrani, è vero che magari per trovare strumenti finanziari per pagare la grande questione migratoria, credo che una riflessione dovrà essere fatta. La metto con molta tranquillità. Come vedete, l'Italia non è più nella fase in cui è angosciata, preoccupata, perché è nell'occhio del ciclone di un'emergenza finanziaria, di un'emergenza migratoria. È uno dei grandi paesi di questo continente che cerca di dare una mano a trovare una soluzione. Quindi la risposta a Gentili e a Consoli è che potrebbe essere questa una delle soluzioni. Abbiamo poi, vado rapidamente a chiudere, direi passiamo da MPS e Turchia, la questione banche, ma io la riprendo un secondo così, noi sappiamo che le regole che sono state approvate a livello europeo sulle banche sono regole inedite per la storia italiana ed europea e anche, a mio giudizio, molto complicate. Le regole si possono condividere o non condividere, però vanno rispettate. E quindi noi ci siamo attrezzati per rispettare queste regole, che pure non abbiamo voluto noi, non abbiamo firmato noi, non abbiamo scritto noi, perché poi vado in Parlamento tutte le volte, dovete battere i pugni in Europa sulla questione delle regole bancarie, e le hanno votate loro e poi vengono a spiegare a noi che avremmo dovuto fare in un altro modo. Il Fiscal Compact, io tutti gli incontri che faccio dico che sono stupido che ci sia il Fiscal Compact, ma l'hanno votato in Parlamento italiano gli stessi che oggi mi spiegano come io sia sostanzialmente nelle mani delle grandi lobby europee, perché non cambio il Fiscal Compact che loro hanno introdotto. Io stavo facendo il sindaco di Firenze, quindi mi occupavo di altro, mettiamola così. Dunque, come posso dirla? Ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate. Dentro queste regole, cosa può fare il sistema bancario italiano? Filippone, io non le risponderò sul Monte dei Paschi perché non faccio il disegno dell'una o dell'altra banche. Il sistema italiano deve ridurre il numero dei banchieri, perché in Italia si è affermato un principio per cui chiunque faceva il banchiere. Vanno ridotti i posti nei consigli di amministrazione, vanno aiutati i processi di integrazione e di fusione. Quindi tutto ciò che va nella direzione della riforma delle banche popolari che abbiamo fatto noi per evitare problemi e che oggi sembra che sia stato frutto dell'opposizione, l'abbiamo fatta noi mettendoci la fiducia perché le opposizioni non volevano, tutto ciò che va in questa direzione per noi è positivo e incoraggiante. Cosa ha di problemi l'Italia rispetto agli altri? L'Italia è messa molto meglio come sistema bancario su tanti indicatori. È un paradosso, ma è messa meglio. Ha il problema, uno, di avere troppi banchieri e quindi vanno ridotti, qualcuno deve fare altro nella vita. Due, l'Italia ha un problema che si chiamano NPL, che si chiama NPL, cioè i non performing loans. Sono le sofferenze, si chiamano in termini tecnici, lo dico per chi ci ascolta a casa. Cosa è successo in Italia? Abbiamo avuto 3 anni di recessione. È chiaro che l'azienda che aveva il fido fa più fatica a restituire questi soldi. Guardate che questo è normale. È un problema, va affrontato, ma è normale. Hai avuto 3 anni di recessione, è ovvio che hai più sofferenze. E la discussione che stiamo facendo con i nostri amici e colleghi europei è spiegare che questo percorso normale deve essere affrontato con il buon senso e la saggezza di chi dice che se l'Italia torna a avere il segno più, queste sofferenze diminuiscono, e non è un caso se nel dicembre del 2015 le sofferenze erano 89 miliardi nette, le sofferenze nette erano 89 miliardi, e nel gennaio 2016, al 31 gennaio, erano 83 miliardi nette. Perché? Perché succede che
se l'economia riparte, le sofferenze diminuiscono. Accanto a questo bisogna mettere in piedi degli strumenti per agevolare tutti gli interventi possibili, ma, e vengo al punto politico che sia conclusivo rispetto alla domanda di Filippone, dovessi dirla con uno slogan, io dico che il 2016 è l'anno in cui l'Italia deve sistemare definitivamente la propria questione bancaria, che non è grave come in altri paesi, ma ha dei margini e dei profili di problematicità, per cui noi stiamo lavorando, anche quando voi non ve ne accorgete per ovvi motivi, perché non è che potete sempre stare con la luce del riflettore sopra, stiamo lavorando da qualche settimana, pancia a terra, tutti i santi giorni, per avere una soluzione che sia compatibile con le regole che non abbiamo voluto noi e che dobbiamo osservare perché siamo persone serie, e che contemporaneamente dia tranquillità e certezza ai correntisti e dia garanzia agli istituti di credito. Salteranno delle poltrone, ci saranno meno banchieri, in prospettiva, mi spiace dirlo, ci saranno anche meno bancari, perché da qui a 10 anni non potete immaginare che continui a esserci 300.000 bancari, semplicemente perché con l'innovazione tecnologica molte persone la banca la utilizzano col telefonino, molto banalmente, ma è normale questo, ci sarà qualche filiale in meno. L'importante è che questo percorso avvenga rispettando le persone, senza i licenziamenti di massa, senza tutte le cose che potete immaginare. Dunque, e chiudo, non fate una discussione sulle singole questioni. L'Italia ha consapevolezza che la propria questione del credito è una questione che ha dei margini di problematicità, ma che può essere risolta una volta per tutte. Stiamo lavorando, ci lavoriamo insieme al Ministero, alle istituzioni competenti, alle realtà europee, alle realtà italiane in Europa, per avere una soluzione che sia una soluzione finale. E credo che ci siano tutte le condizioni per potercela fare nell'arco di qualche tempo. Turchia, e abbiamo finito. Io credo che la questione turca sia esattamente questa, è una questione di diritti umani, di rispetto dei diritti umani da parte dei nostri amici turchi e contemporaneamente di rispetto dei diritti umani delle persone che hanno il diritto a salvare la vita e non vedere le immagini che abbiamo visto a Idomeni o in altre realtà, in questo caso in Grecia o comunque anche in Turchia. Il processo di ingresso della Turchia in Europa è un tema molto complicato, molto complicato, perché resti agli atti, così che qualche statista da social network possa ricordare le posizioni dei governi italiani, mi riferisco a colleghi politici del nostro paese, sia la destra che la sinistra in Italia erano favorevoli all'ingresso della Turchia in Europa. E lo erano, forti anche di un grande rapporto personale, tanto Silvio Berlusconi quanto Romano Prodi. Non lo furono i tedeschi e non lo furono soprattutto i francesi, che nella prima decade del 2000 bloccarono questo processo. Quella Turchia di allora aveva caratteristiche diverse dalla Turchia di oggi. Mettendola in modo diplomatico, era meno scossa dagli attentati e dalle minacce terroristiche che hanno fatto molte vittime, come sapete, anche recentemente ad Ankara. Oggi si è deciso di fare un passo in avanti per un accordo sull'immigrazione e di continuare, come da dichiarazioni del 29 novembre dello scorso anno, le discussioni su un percorso che non sarà né facile né breve. L'Italia ha però una posizione che è molto chiara. Noi vogliamo salvare la vita dei bambini che arrivano dalla Siria o dall'Eritrea o dalla Nigeria e contemporaneamente vogliamo, fortissimamente vogliamo, che i diritti umani che
costituiscono il valore cruciale della idea stessa di Europa siano mantenuti e difesi. Chiudo, mi pare di aver risposto a tutto. Bene, la dico così, noi abbiamo avuto due giorni impegnativa, seria, su tanti argomenti e del resto stiamo vivendo un momento in cui sappiamo che c'è bisogno da parte di tutto e di tutti dell'impegno perché l'Europa torni a correre e perché l'Italia sia strumento fondamentale di questa ripartenza. Certe polemiche, certe discussioni, certi toni inutilmente ideologici allontanano dalla realtà nella quale stiamo vivendo. Oggi il mondo chiede più valori, più ideali, più Europa, e anche per questo abbiamo iniziato questi due giorni con una iniziativa sul servizio civile per i nostri giovani, e anche per questo quello stesso think tank il prossimo maggio organizzerà un'iniziativa sui temi della maternità e della crisi demografica in Italia e in Europa. Cioè io vorrei che noi discutessimo di questo. Viste da qui certe polemiche delle forze politiche, di tutte le parti politiche in Italia di queste ore, lasciano un po' di amaro in bocca, perché l'Europa ha bisogno dell'Italia, di un'Italia che parli dei problemi concreti, che risolva le questioni dell'occupazione, che affronti le tematiche del diritto alla vita dei bambini, che non si nasconda dietro alle proprie difficoltà per evitare di giocare un ruolo. Quando penso, e ho fatto quell'esempio lì per non farne altri, ma vi garantisco che ce ne sarebbero almeno 5 o 6, che qualcuno fa lo sciopero contro la guerra, quando la guerra non c'è, per giustificare un venerdì, casualmente un venerdì, lontano dal lavoro. Ecco, quando vedo certe cose, dico che agli italiani che continuano a crederci, sono tanti, sono sempre molto numerosi, che c'è bisogno di uno sforzo di tutti, perché venendo in queste aule ti rendi conto quanto c'è bisogno di una forza di buonsenso, di equilibrio e di visione, che non si limiti a contestare o a vivere il giorno dopo giorno, ma abbia un'idea dell'Europa capace di crescere e di recuperare prestigio e autorevolezza. È il nostro compito anche per i prossimi mesi, è il nostro compito sulla politica economica, e lo faremo con l'appartenenza politica e con l'appartenenza comunitaria, cioè sia nella famiglia dei socialisti e democratici che nel ruolo di paese di membro del Consiglio europeo. Lo faremo anche, lasciatemelo dire, portando un po' più di entusiasmo e di energia nel dibattito politico nazionale, che talvolta mi pare che si perda dietro a questioni che non interessano gli italiani, ma interessano soltanto un gruppo dirigente di vari partiti, di vari schieramenti, di varie organizzazioni. C'è bisogno di un'Italia che faccia l'Italia, non che si metta a discutere del niente e perda tempo dietro a questioni inutili. E chi vive l'Europa, come fanno voi giornalisti che stanno qua, sa perfettamente che se l'Italia gioca un ruolo in questa discussione, in questo momento, è utile non solo per noi, ma è utile per un continente che altrimenti sembra confuso e diviso. Quindi portiamo il nostro lavoro, il nostro sforzo in questa direzione. Di nuovo buon lavoro a Stefano Sannino, a Carlo Calenda e a tutti voi un appuntamento per fine giugno, perché sembra che non ci siano consigli europei da qui a giugno. Considero la cosa una novità non di poco conto, ma non lo dico, e quindi di conseguenza vi auguro semplicemente un buon pomeriggio, e per la settimana prossima voi che restate qua, buona Pasqua. Grazie mille, arrivederci.